emergenza 118. Ma sulle emergenze e urgenze credo che la regione Abruzzo, l'assessore della sanità, le varie alze viaggiano un pochino nel caos, un pochino a vista, se penso che la alza di Pescara compra un nuovo elicottero importante e spende 12 milioni di euro, è arrivato ma è fermo nell'hangar dell'aeroporto d'Abruzzo perché qualcuno forse ha dimenticato che essendo più pesante doveva fare dei lavori sulla piazzola. Se penso che c'è una gara d'appalto per il trasporto bandita dall'ASL di Chieti ad agosto con scadenza sempre sul trasporto che scadeva il 17 ottobre, il 14 ottobre la gara viene bloccata, siamo a metà marzo, quindi dopo 5 mesi ed è tutto fermo. Se penso che nelle 18 postazioni medicate disseminate sul territorio ci sono le ambulanze ma non ci sono i medici, o ce n'è uno su 5 o in alcuni casi due su 5, nella maggior parte dei casi proprio il medico non c'è. E poi torniamo ad un problema che sta emergendo in questi ultimi giorni. C'è una delibera tenuta anche questa segretata, la numero 762 del 22 novembre, che viene pubblicata solo qualche giorno fa, e si scopre che c'è un comitato che nasce per la valutazione di quelli che sono i due presidi di Chieti e di Pescara per fare questo ospedale di secondo livello. E già si scatenano le richieste dei vari reparti, c'è questa richiesta da parte del comitato dei medici del Santo Spirito di Pescara di volere cardiochirurgia che invece è a Chieti, è un'eccellenza dell'ospedale di Chieti. Continuo a dire che l'ospedale di Chieti è un clinicizzato, quindi ha una convenzione con l'università, non solo deve rimanere a Chieti, ma credo che anche neochirurgia, che è anch'essa una convenzionata con l'università, dovrebbe tornare a Chieti. E comunque sì, abbiamo due presidi del 118. C'è un presidio, quello di Chieti, su cui noi vorremmo porre l'attenzione perché nel tempo è stato realizzato per avere una struttura funzionale su un territorio importante come quello della nostra provincia, 104 comuni, circa 400.000 abitanti, ma soprattutto ha una morfologia completamente diversa rispetto a quella di Pescara. Noi abbiamo un territorio montano importante che deve essere raggiunto, tant'è che abbiamo 18 postazioni contro Pescara che ne ha solamente 8. Abbiamo una preparazione che può essere fatta in loco perché ci sono locali ampi e attrezzati, per esempio abbiamo un manichino che ha solamente Roma, in tutta Italia e addirittura Israele, costato 100.000 euro, dove si può fare la preparazione professionale. Quindi io credo che su questo ci debba essere un momento di riflessione. Noi vorremmo che a questo comitato che è stato creato dalla Regione Abruzzo con i rappresentanti delle due alzi invece sia integrato con l'università, che credo debba dire la sua per quanto riguarda la sanità dell'area metropolitana. Su questo insistiamo e su questo sia il nostro gruppo alla Regione Abruzzo, sia il gruppo in provincia di Chieti, sia il gruppo in comune insisterà e chiederà con forza l'ingresso di un rappresentante dell'Università di Medicina all'interno di questo comitato.